L'iniziativa nasce dal fatto che questa mostra riguarda principalmente la moda dell'Ottocento e del Settecento. Non c'era sede più bella, tutti conoscono Palazzo Palagonia per l'estrosità di chi lo ha fatto, e quindi abbiamo puntato tutto, diciamo, il nostro bagaglio culturale che riguarda la moda del Settecento e dell'Ottocento. Diciamo che il museo ha oltre 2500 costumi, questa è una sola parte perché poi c'è il periodo Liberty, gli anni 50, eccetera. La stessa mostra poi da giorno 4 si trasferirà a Palazzo Mirto, appunto a Palermo. Io ho la fortuna di amministrare un comune dove esiste una struttura museale così importante. Abbiamo dei vestiti che ci fanno ripercorrere la storia della Sicilia, perché sono abiti che partono dal 1700 fino agli anni 50 e 60, e proprio attraverso questi abiti ripercorriamo tutta la storia, perché abbiamo abiti che riguardano l'aspetto popolare, poi abbiamo abiti che, della ricca borghesia e dell'aristocrazia, quindi proprio attraverso questi splendidi vestiti abbiamo un quadro chiaro della storia della Sicilia. Siamo molto impegnati in ambito culturale e l'associazione in Sicilia possiamo dire che è riuscita oggi in questi 22 giorni a unire due unicità nel proprio genere, quello che è il Museo di Mirto, che è un museo che ha portato qui una collezione del Settecento, una piccola collezione, in realtà il Museo di Mirto conta più di 1700 abiti. E la Villa Palagonia, che nel suo splendore è stata un palcoscenico unico per questi abiti. E quindi posso dire che in questi 22 giorni l'Associazione in Sicilia è riuscita proprio a promuovere due unicità e siamo soddisfatti del lavoro fatto e adesso ci porremo davanti nuovi obiettivi e nuove iniziative. In continuità con quella che è l'attività principe della nostra organizzazione, della Comunione Ereditaria Castronovo, la visita turistica e gli eventi culturali, questo della mostra del Museo di Mirto è un esempio di sinergia tra istituzioni pubbliche come il Comune di Mirto e privati e associazioni, quindi anche privati anche loro, e questa sinergia si tramuta poi in un riconoscimento da parte del pubblico che è stato abbastanza numeroso, siamo soddisfatti. E ricordiamo sempre il fatto che tornare al passato ci prepara sempre per affrontare il futuro. Mi sembra giusto e doveroso fare questa mostra e fare partecipare le mie ragazze con il trucco e il parrucco e sfilare questi bellissimi abiti. Stasera chiudiamo un evento importante dedicato anche alla Fondazione Mirto, quindi alla costumistica per eccellenza. Gli abiti sono della costumista Piera Puma e in collaborazione con la compagnia di danza storica Armonia Suave. Quindi stasera è una commistione di arte, di cultura, di tradizione e in questo caso anche di formazione di scuola. Molto emozionante, sto realizzando il mio sogno, soprattutto qui in via Villa Palagonia. È una bella esperienza e almeno una volta nella vita bisogna farla. È stato importante per me partecipare a questo staff, insieme a questo evento. È un'esperienza molto bella e sono contento di farlo.